Non senza tipo di... Perché voglio che... Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Flavia e bentornati nel mio canale. Allora, oggi un video un po' random, un po' così, perché voglio fare con voi uno svuota la spesa, che è una spesa, premetto, è una spesa non tanto salutare quanto sfiziosa, quindi non prendete esempio da me perché non è una spesa fatta con criterio, ma una spesa da devo andare al supermercato a prendere questa cosa e poi passando per le corsie mi è venuta qualche voglia. Quindi l'intento era di prendere due cose, ma poi ho preso qualcos'altra cosa. Non mi giudicate, non voglio sentir dire oh mio Dio, quante schifezze che hai preso, che alla fine non è che sono tante pure schifezze, perché sono pure cose normali, però ecco, non è la spesa di una persona strasana, non sono qui per insegnare proprio niente, non sono qui per dirvi comprate le stesse cose che compro io e niente, vi lascio al mio svuota la spesa e all'assaggio di una cosa speciale che attendevo da anni e finalmente è arrivata. Prima di farlo però mi raccomando iscriviti al canale, lascia un like di supporto, in descrizione trovi tanti modi per supportarmi, sempre in descrizione puoi trovare tantissimi link che mi riguardano, se hai bisogno di qualsiasi tipo di aiuto per tutte le offerte che trovi in descrizione, scrivimi un'email che trovi sempre in descrizione e sarò lieta ad aiutarti. Perché ogni tanto mi scrivono delle persone dove posso scriverti una cosa più lunga che Instagram ai direct corti. Nella descrizione ci sta un'email apposta dove potete scrivermi di tutto, sia se volete cercare qualcosa di Yepoda e non sapete bene cosa scegliere, scrivetemi, vi rispondo. Ho anche info su NordVPN con cui sono affiliata, c'è tutto il link in bio con tutte le spiegazioni. O gli affiliati Amazon. Voi chiedete, io rispondo. Senza alcun tipo di problema, senza nessuna vergogna, senza con la totale trasparenza, proprio perché io sono stra-trasparente. È una delle cose che mi piace sottolineare. Con la totale onestà, voi mi chiedete le cose, io vi rispondo. Quindi, se volete sostenermi, trovate tutte le info nella descrizione. Iscrivetevi, mi raccomando. Voglio creare una community gigante, bellissimissimissimissima. E vi mostro il mio svuota la spesa. Mandiamo la sigla e andiamo a vedere cosa ho comprato. Sono andata a fare la spesa, sono tornata dal fare la spesa. Come sempre non ho segnato tutto quello che mi serviva e alcune cose che mi sarebbero servite me le sono ricordate quando sono uscita, quindi sarà per la prossima volta. Per la prima volta facciamo uno svuota la spesa. Io appena rientro mi devo subito togliere i vestiti da fuori. Una cosa psicologica. Ora mi cambio e andiamo a svuotare la spesa. Allora, innanzitutto ve lo dico, non voglio giudizi perché sto da sola di mangiare male. Però ho preso cose che mi servivano nell'immediato, quindi svuotiamo la spesa. Nella prima busta c'è il pane dei toast, pasta ai funghi surgelata, che è una delle mie guilty pleasure quando non ho voglia di fare niente. Formaggio vegano per fare toast. Non c'è questo tipo di formaggio senza lattosio, o meglio, esiste, ma non c'è nel supermercato dove vado. Quindi prendo questo vegano e, regà, è buono, cioè non si sente per niente la differenza. Quindi se siete intolleranti al lattosio o vegani, questa marca qui per i toast è ottima. Il prosciutto per fare i toast, perché ho proprio i toast sono tipo la mia merenda preferita. Salame, questa ragazza, io la venero. Io bevo questa la sera, dopo mezz'ora c'ho un sonno pazzesco. Funziona più delle medicine di tutte le pasticche del mondo. Io ogni sera, se non bevo questa, dormo male. Tipo, se mi addormento senza questa, mi sveglio 3-4 volte durante la notte, con questa solo una. Quindi se non riuscite a dormire, fate fatica a prendere sonno, chiedete al vostro medico se la potete prendere. Pazzesca! Io la venero. Poi ho preso il salamino perché mi piace anche farmi dei mini sandwich con il salamino. Raga, il salame lo so fa male, ma è il mio salume preferito, quindi non tutti i giorni, però spesso purtroppo un pochino lo consumo. Fa male, lo so, è buono, sì, visto che devo rinunciare a tantissime altre cose per i miei problemi. Una cosa che mi piace, fatemela mangiare. Ho preso anche degli würstel che servono per fare poi quei roll di rustici. Infatti c'è anche la pasta che ora vi mostro. Questa è la pasta sfoglia con cui fare i rustici
Ivy Hostel, che in teoria avrei dovuto fare la settimana prossima, perché la settimana prossima è il mio compleanno. Ma siccome io e una mia amica facciamo il compleanno vicinissime e lei non lo fa mai, ha deciso di farlo lei, di festeggiare lei, siccome abbiamo tipo tutte le amiche in comune, ho detto no, ok, farlo te questo weekend, io lo farò poi, perché poi il weekend prossimo sto a Milano, quello dopo forse pure, quindi poi io festeggerò. Però vabbè, ma questi che sono degli snack che mi porto sempre quando sto tanto in giro, e siccome in giro tipo non trovo mai niente da mangiare, mi prendo questi e mi attappo un po' lo stomaco. Sono dei salvavita per chi è intollerante al lattosio e quando sta in giro non trova niente. Sono pacchettini piccoli e lo mettete in borsetta e vi salvano la fame chimica che vi prende quando state in giro. Queste, che sono delle gallette di mais, le ho provate di un'altra marca che mi hanno fatto impazzire. Queste di Conad non le ho mai provate, credo. Però, siccome quelle altre mi sono piaciute, io penso le gallette di riso saranno sempre uguali. Proviamole, perché anche queste per stuzzicare e non mangiare male, insomma, non sono male. Se mi piacciono, tipo, ne comprerò 8.000 pacchi. E poi ho preso il dentifricio perché era rimasto solo un tubetto, stava finendo e non mi sono ridotta all'ultimo per comprarlo, perché solitamente io mi riduco all'ultimo per comprarlo. Ora sistemo la spesa e poi vi faccio assaggiare una cosa, cioè non ve la faccio assaggiare perché tramite uno schermo non si può fare assaggiare, ma mi è arrivata una cosa e la proviamo insieme. Avrei dovuto comprare alcune cose, ma siccome non so se l'ho già detto o se l'ho solo pensato, perché io a volte quando faccio delle cose, penso a delle cose che poi devo dire nel video e poi non so se esattamente le ho dette oppure no. Alex, accendi la luce. Dicevo, le penso e poi non so se le ho dette nel video o se le ho solo pensate che poi devo dire nel video. Comunque, io non sono una persona normale, io non me le segno le cose che mancano. Io cammino per il supermercato, vedo le cose, vedo quello che mi ispira e lo prendo. Poi se vedendo una cosa mi viene in mente che manca, allora la prendo, però faccio troppo affidamento al mio cervello. Una volta funzionava, ora il mio cervello è troppo malandato, quindi non reagisce più di fronte alle cose che mancano. Infatti, una volta uscita dal supermercato, ho pensato, porca miseria, non ho preso questo, questo, questo e questo che mancavano. Quindi domani mi toccherà di nuovo andare al supermercato. Tra l'altro dovevo andare anche in farmacia, ma passandoci davanti era straordinariamente chiusa. Siamo chiusi per voi, stiamo lavorando per voi. A me mi serviva di piena medicina, ma vabbè. Ce n'è un'altra, ma bisogna arrivarci a piedi e sì, è vicino, ma è lontano. Considerando anche che sta per piovere, aspetto dopo domani che riapra questa. Detto ciò, ora passiamo alla prossima clip dove provo una cosa che vabbè, lo avrete letto nel titolo perché l'ho scritto. Però, raga, mi viene da piangere. L'ho preso online perché non l'ho trovato al supermercato. Spoiler. Allora, dopo 1000 giri nel vlog precedente, ho detto che ho fatto il giro di 2 supermercati e non la trovavo. Così, invece di mettermi a fare il giro delle 7 chiese, l'ho preso online. Ci ho messo qualche giorno ad arrivare, ma finalmente è arrivata. Ovviamente sto parlando di lei. Sono felicissima e tipo, wow, adesso la proviamo insieme. Okay. È letteralmente un problema che sia buona, è identica. Da quello che ricordo io com'era la Nutella, ora c'è una Nutella, forse è normale, la farò provare a mio fratello, che lui può mangiarla, e gli chiedo se lui sente differenza, perché è uguale. Questa era la mia spesa, questa era la mia reaction alla Nutella vegana. Fatemi sapere nei commenti se voi l'avete già provata e trovata. Vi metto il link dove l'ho comprata online, perché nei supermercati intorno a me ancora non c'è, come lo dicevo anche nel vlog precedente. Finalmente avrò una cosa buona con cui fare colazione o i miei spuntini di quando ho voglia di dolce nei giorni di preciclo, andare proprio col cucchiaio così e mangiare la Nutella. Il mio preciclo, i miei ormoni saranno finalmente felici. Non so voi ragazze, ma i miei giorni di preciclo più vado avanti e più i miei ormoni sono nevrotici. Infatti io sarei curiosa di vedere un Inside Out 3 con le emozioni collegate agli ormoni del ciclo. Ma vabbè, questo non c'entra niente, poi ne parleremo, perché ho intenzione di fare un video un po' isterico sul preciclo, perché secondo me se ne parla
poco e va normalizzato l'isterismo preciclo. È normale, è una cosa fisiologica essere nevrotici prima del ciclo. Di questo poi ne parleremo. Quando ne parleremo, se starete vedendo questo video tra un bel po' di tempo e ne avrò già parlato, aggiungerò il link qua. Oppure lo trovate nei miei video successivi. Detto ciò, se non l'hai già fatto prima, mi raccomando, iscriviti al canale perché è gratuito, lascia un like di supporto perché anche quello è gratis, trovi tanti modi per supportarmi nella descrizione, come vi ho già detto prima, qualsiasi domanda scrivete un'email e vi rispondo, e noi ci vediamo al prossimo video.